Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa player review, in questo video dedicato a Zlatan Ibrahimovic Toz, giocatore svedese del Paris Saint-Germain, questa divinità che ha ottenuto questa carta con 98 di overall, 84 di velocità, 99 di tiro, 96 di passaggio, 96 di dribbling, 97 di fisico. Ok, ho detto questi numeri, tranquilli, non chiudete la finestra, non starò qui a elencare 700.000 numeri, anche perché qui stiamo parlando di un giocatore straordinario, che ha 99 in tutto, o perlomeno ha 99 in tutto quello che è importante per un attaccante. Stiamo parlando di un giocatore incredibile e ringrazio moltissimo Kevin che ci ha permesso di recensirlo. E ha creato la squadra che avete visto prima, la squadra Full Tots League One con un if se non sbaglio. Lo ringrazio veramente tanto perché ho avuto modo di provare anche questa versione di Ibra. Io ho provato la 89, la Hero 90, 91, 92, 93, 94 e 95. Quindi le ho provate tutte. Tranne la Third Man of the Match, la 96 che è uscita poco meno di 2 settimane fa. E allora, quindi posso darvi un giudizio complessivo su questa carta, ma anche paragonarla alle altre carte. Perché? Perché qui stiamo parlando di un giocatore straordinario. La vera differenza che ho provato e ho trovato in Ibra rispetto alle altre carte è la velocità, perché comunque rispetto alla sua versione 90-95, non la 96, ha un più 5 sia di velocità scatto che se non sbaglio di accelerazione. Quindi se proprio non riuscite a vivere senza le lambrette, senza gli attaccanti con almeno 80 di velocità e quindi Ibra non riuscite a utilizzare l'Ibra 89 che per me è un giocatore straordinario, allora con lui risolvete il problema, risolvete il vostro problema. Poi non riuscite a fare neanche una squadra di argento non rari perché costa tantissimo, però con lui risolvete il problema. Qual è il discorso però? Che secondo me in teoria gli varrebbe questi crediti, perché secondo me è il giocatore più forte che c'è in questo gioco. È straordinario, è completissimo, è un attaccante che passate le prime 2-3 partite in cui quasi vi sentite in soggezione perché state recensendo Gesù Cristo, decidete di capire come utilizzarlo e potrete finalmente camminare sulle acque, perché è straordinario, è straordinario. Tra l'altro non è neanche un giocatore estremamente solista come possa sembrare, perché parte molto da dietro e quindi dialoga molto con i centrocampisti, col COC e con le ali, ma soprattutto ha dei valori assurdi anche di passaggio, perché ha 99 di passaggio corto, 90, 98 di visione se non sbaglio, e quindi di cosa stiamo parlando? Di un giocatore semplicemente assurdo che può fare il falso 9, può fare addirittura il COC se siete proprio pazzi. Se lo volete allontanare dalla porta, potete anche fargli fare la versione di la posizione di COC. Non sarebbe neanche una cattivissima idea, visto che ha il long shot incredibile, quindi sarebbe più predisposto a tirare da fuori. Ma lasciate perdere. Questo per farvi capire quanto è bravo anche a passare. Per quanto riguarda i tiri, c'è poco da dire. È tutto 99, ragazzi, ed è tutto veritiero. Questa volta non ci sono bugie, non c'è truffa, non c'è inganno, come si dice. Con lui dovete semplicemente trovare lo spazio. Guardare la porta e tirare da ovunque, da ovunque. La porta la prende sicuro, poi magari vi trovate un portiere buono che vi para, poi magari prendete 10 pali, ma i gol suoi li fa. Fa almeno 2 gol a partita puliti puliti, è ottimo anche nei tap-in come quello che state vedendo ora, quindi è assolutamente un giocatore straordinario. Per quanto riguarda il fisico, manca a parlarne, 99 di forza fisica, non lo butta a terra. Neanche l'armata degli apostoli, cioè è qualcosa di incredibile. Quindi, sempre parlando di divinità, Ibra, Toz è il giocatore più forte del gioco per me, per quelli che ho provato, sì, lo è, ovvio, grazie al cazzo. Mi direte, scusate la volgarità, ma mi conoscete. Però vorrei fare un altro discorso. Il prezzo, al momento si aggira su 1.155.000 crediti su PS4. La sua versione, lasciamo stare la versione Third Man of the Match, ma la sua versione 95 costa 500.000 crediti. E allora, io vi dico, se volete risparmiarvi questi 600.000 crediti, fatelo, perché ok, va bene la versione blu, va bene tutto, va bene bellissimo, fantastico, fenomenale, va bene il 99 di tiro, però alla fine 600.000 crediti sono tantissimi e il 95, la versione 95 di Ibra. È comunque una versione spettacolare, devastante.
Se poi siete proprio malati di Ibra e volete provarlo perché comunque il gioco sta finendo e siete gratificati dal Signore e avete tutti questi crediti, io non vi giudico perché alla fine è proprio un giocatore da provare, secondo me. Comunque, questa è la schermata, ovviamente in maniera scherzosa vi ho detto pro tutto, contro, non scherziamo, non esistono contro, giudizio finale, ho messo un infinito, così potete tranquillamente indicare nei commenti. Perché non gli ho dato né 10, né 10 più, né 11, né 12, né 180, né 220. Gli ho dato un giudizio infinito perché secondo me è il giocatore più forte e non si può giudicare. È troppo forte, ragazzi, troppo forte. Detto questo, spero di vedervi presto nei prossimi video. Bella a tutti, da Ben.